Zenith Regale è il nuovo set di carte Pokémon uscito il 20 gennaio scorso. E come per ogni espansione che si rispetti, la nostra domanda è: si può pesare? In questo video scopriremo quindi se c'è una relazione fra il contenuto e il peso delle bustine. Siete pronti? E allora sbustiamo! Ed eccoci qui con l'immagine del contenuto del nostro ETB, che adesso ci andiamo a spacchettare. Io vi ricordo che questo e tanti altri prodotti li trovate su GameOver3Video.com, il nostro store di fiducia per l'acquisto di tutti i prodotti Pokémon, tra cui i preordini delle nuove collezioni di Zenith Regale. E udite udite, Scarlatto e Violetto! Ricorda di utilizzare il codice SGUEN10 al checkout per ottenere subito uno sconto. La prima cosa che troviamo è questa bellissima guida giocatore, in cui all'interno trovate l'elenco di tutte le carte. Ed è molto utile per capire quale carta avete trovato e quale ancora vi manca. Come vedete, ci sono dei quadratini sopra la carta. In alcuni due, significa che c'è sia in versione regolare sia in versione reverse, e in altri soltanto una, come ad esempio questo Charizard, che io segno perché ce l'ho. Ok, ho fatto uno scarabocchio, però, insomma, per darvi l'idea. Ogni volta che trovo una carta che mi manca, la vado a segnare qui, così in qualsiasi momento ho il polso della situazione. Apriamolo. Nel frattempo vi ricordo che si tratta di un set speciale. Significa che non ci sono i box da 36 bustine, ma soltanto ETB e collezioni. 10 bustine, segnalini di stato, segnalino viastro, i dadini. Il più bello è questo dadino nero perché riporta il logo del set, cosa che non avremo più con i nuovi Scarlatto e Violetto, maledetti. Poi abbiamo 65 sleeves di Lucario, che sono dorate e sempre opache. Andiamo a metterci una carta per farvi vedere come sta, e voilà. L'effetto opaco non piace a molti, neanche a me fa impazzire, perché la carta non si vede benissimo, è un po' sfocata, però ci accontentiamo. Il codicino che vi regalo, la bellissima promozionale di Lucario, ma quanto è decentrata, mamma mia. Ed infine un pacchettino di energie, queste sono ottime per accendere il camino. Ah, dimenticavo, abbiamo anche 4 divisori, questi invece sono utilissimi per dividere le carte. Prendiamo un post-it di questi piccoli, scriviamo il nome del set e lo appiccichiamo qui. In questo modo l'ETB diventa un contenitore, questo è il nostro separatore e dietro il separatore mettiamo le carte che appartengono al set Zenith Regale. Ah? Adesso direi di non perderci in ulteriori chiacchiere e pesiamole. Tutti segnati, ma adesso li ricontrolliamo insieme. Assistenza! Prego, prego! Con l'aiuto del nostro maestro vi faccio vedere che il peso segnato corrisponde a quello reale. Adesso velocizzo. Direi di cominciare da quelle più leggere. 21,95. Cosa ci sarà all'interno? Cosa importante, il codice è sempre nero, così non ci spoileriamo più il contenuto in base al codice. Quindi anche se c'è la rara non holo, è sempre nero. Energia, Luxio, Amici Sui, Shaymin, Skrelp, Vulu, che rotola, Helioptile, Pancham, fierissimo, Scambio, una reverse, hop hop, ed infine una rara non holo. Seconda bustina, peso praticamente uguale, 0,03 in più. Ci sarà lo stesso contenuto, quindi reverse e rara non holo? E noi lo scopriamo subito. Larvesta, Oddish, Seal, pozione, reverse e rara non holo. 22,06. Piccolo consiglio, non sperperate tutti i vostri averi nelle TB e nelle collezioni di Regieleghe e Regidrago, che sono uscite il 20 gennaio, ma conservatevi anche qualcosa per la collezione di Pikachu VMAX e le mini tin che usciranno il 17 febbraio. Energia, Ultra Ball, Salazzle, Dusclops, Oddish, Seal, Kriketut, Aron, Riolu, Luxio Reverse ed infine ancora una non holo. 22,08, siamo praticamente lì. Una curiosità di questo set è che nel main set, quindi nel set principale, non parlando della Galarian Gallery, c'è soltanto una carta fuoriserie, che è il famosissimo Pikachu. Ne ho visti diversi sbustati, quindi non dovrebbe poi essere così rara, ma attualmente su eBay sta vendendo a dei prezzi veramente assurdi. Quindi, mio consiglio spassionato, se l'avete trovato, vendetelo e più avanti lo ricomprate. Helioptile, Yangus Reverse e dietro ancora non holo, Exeggutor. 22,08, siamo sempre lì. Poi altra domanda che mi fate spesso è se conviene collezionare Zenith Regale. La risposta è assolutamente sì. Non solo è l'ultimo set di Spada e Scudo, ma è pieno di illustrazioni alternative. Abbiamo ben 70 carte della Galarian Gallery. E non è da poco. Trovatemi un altro set uscito ad oggi con tutte queste alternative artwork. Quindi sarà sicuramente un set che nel tempo prenderà valore, ma molto nel tempo, perché i prodotti usciranno fino a maggio, quindi ne verrà stampata di roba. Aron, Manaphy della Galarian Gallery ed infine
uno scissor raro nonolo. Voglio subito controllare una cosa: quanto pesa questa? Il Manafi pesa 1,98, mentre la Reverse pesa 1,85. In due bustine diverse con lo stesso peso, in una c'era la Galarian Gallery liscia, nell'altra no. Quindi sta cosa mi rincuora. 22,13, vediamo un po' cosa c'è qui. Altra cosa particolare di questo set è che ci sono ben 8 energie full art nel set regolare, hanno proprio il numero. E sempre nel set regolare non ci sono Pokémon full art, ma soltanto 5 trainer. Energia, Luxio, Metang, Shaymin, Shatut, Mr. Mime di Galar, Sunker, Bidoof, Koffing, Voltorb di Sui Galarian Gallery. Questa è la numero 1, la prima carta della Galarian Gallery. E dietro una rara nonolo, Ian Mega. Ancora 22,13. Chi mi conosce lo sa, non sono un collezionista incallito dei master set, però quando si tratta di set del genere che hanno una certa importanza non posso esimermi dal farlo tutto. Energia, Ultra Ball, Salazzle, Dusclops, Scambio, Snorunt, Larvesta, Tangela, Baltoi, Caramella Rara ed infine un Wailord nonolo che abbiamo trovato al primo pacchetto. De nuovo, anche in questo caso stesso peso, 22,13 per entrambi i pacchetti, ma una aveva la GG liscia e l'altra la reverse. Andiamo avanti. 22,19. Altra cosa da non sottovalutare per questo set è la presenza di 3 Charizard, 1 V, 1 V Astro e l'altro lucente, e di 3 Rayquaza, 1 V e 2 V Max. Energia, Salazzle, Caramella Rara, Dusclops, Purloin, Ludwisk, Shatut, Yanma. Attenzione, perché dietro abbiamo la nostra prima Galarian Gallery full art. Ed è una maledizione. Non ne posso più di questa Tyrion VMAX, è orribile. E dietro Snorlax raro nonolo. 22,28, qui si sale ancora in alto. E non abbiamo trovato ancora neanche una holo. Energia, Luxio, Amici Sui, Shaymin, Corphish, Ricerca di Energia, Scyther, Riolu, Yangus, Sunkern Reverse, eccola la nostra Viastro ed è un bellissimo Rotom. Momento della verità, cosa c'è qui dentro? Dalla bustina più leggera la differenza è di 0,5 ed è tanto, mezzo grammo praticamente. Energia, Lunatone, Solrock, Caramella Rara, Pawniard, Kriketut, Shinx, Mr. Mime di Galar, Sunkern, Voltorb di Sui Galarian Gallery. C'è una doppia nello stesso ETB, ma che vergogna. Ed infine una olografica, Entei. Non è che mi è andata male, non mi è andata proprio. Cioè io non so se vi rendete conto, ma le Galarian Gallery lisce da questo spacchettamento sembrano più comuni delle semplici olo. Ma insomma, come qualità ETB da dimenticare. Questa è la mia esperienza. Con un campione piccolo da 10 bustine non si può dir tanto, ma quello che vedo io è che le bustine più leggere tendenzialmente sono vuote, mentre in quelle più pesanti si nasconde il pool. Se avete anche voi l'opportunità di fare lo stesso procedimento, fatemi sapere i vostri risultati nei commenti. Io vi ringrazio per essere stati in mia compagnia fino alla fine e vi ricordo che qui ci sono altri due video e col pulsantone al centro vi iscrivete. Ci vediamo come sempre in un prossimo video o in una prossima live.